Ciao ragazzi, ben ritrovati sul canale di Nerdissimo Nerd. Oggi siamo qui di nuovo con un video di Dying Light in cerca dei progetti nascosti all'interno della mappa. E ho trovato un progetto, che sinceramente adesso mi sfugge il nome, all'interno della mappa dei Bassi Fondi, in questa zona qua. Una zona completamente all'esterno della mappa. Ora andiamo subito a cercarlo, perché più che altro non mi ricordo il nome che aveva quel progetto, perché già l'avevo visto, poi ho detto, boh, ci faccio il video così magari se qualcuno lo vuole provare. Il problema è che... Cazzo! Ok, stavo per morire male. Vabbè, non vi voglio annoiare con mille chilometri di strada. Nel frattempo che ci andiamo, uccidiamo qualche zombie così a caso. Via! Ok, è andato via. Andiamo. Cazzo, non sto facendo la strada giusta. Vabbè. Sì. Mi sono un po' allungato la strada. Eccoci qua. Allora, giunti in questo luogo dove praticamente lì. Qui dove c'è sto cadavere, di notte potete trovare un fulmine. Se non mi sbaglio. Ah no, aspetta, aspetta un attimo. Aspetta. Dove cacchio era? No, non era qua, era da un'altra parte. Ecco perché non la trovavo. Ma guarda te. Che figura. Ah, ecco, qua. In questo. Diciamo che dobbiamo andare completamente dall'altra parte della mappa a 50.000 km. Vabbè, ecco, perfetto. Vabbè, facciamo che faccio un mega taglio e vi faccio vedere cosa si trova. Mia! Bene. Aspettate. Freghiamoci soldi. Ok, ragazzi, siamo praticamente quasi arrivati. Dopo questo grandissimo fail che ho fatto. Allora. Bene, praticamente, anzi, aspettate un attimo. Eccoci qua. Come vedete siamo anche qui all'esterno, in una zona limitrofa della mappa. Diciamo che questo progetto sta vicino a un rifugio che dovete sbloccare. Qui, guardando il rifugio da davanti e girandosi a sinistra, c'è un, diciamo, un fiume che va verso l'esterno. Dovete seguire questo piccolo fiumiciattolo. E si arriverà praticamente a una all'interno di una piccola zona abbastanza segreta della mappa, ecco, questa qua, dove ci sarà una casa. Eccoci qua. Praticamente questo progetto non sta all'interno. Scusate un attimo, tanto perché sono curioso. Vediamo. Vabbè, niente. Ci siamo rimasti male. Ah, tra l'altro le porte non si potranno aprire, potete entrare solo dalla finestra. Allora, c'è questa cassa dove all'interno non c'è praticamente niente. E poi c'è quest'altra cassa dietro dove all'interno, come vedete, ci nota qualcosa di strano ed eccolo qua. Vicino a due bellissimi sacchetti di caffè. Si chiama Progetto Super Saldatore. Ora. Sperando che non sia come quello che si chiamava Zigaga, Zigizaga, vabbè, e non sia una cavolata. Andiamo subito a vederlo. Progetto Super Saldatore. Eccolo, Super Saldatore. Ok, era come il progetto Zigaga, Zigizaghi, vabbè, una cavolata allucinante. Vabbè, comunque diciamo che questo qua aggiunge un ustione di livello 2. Sempre se... Per chi volesse, diciamo, trovare tutti i progetti o che ne so, magari inizia il gioco e gli serve un progetto abbastanza semplice, qui sia il Zahi Halka e il progetto super conduttore, super, vabbè, quello che è, sono dei buoni progetti per iniziare. Vabbè ragazzi, per oggi è tutto, volevo mostrarvi questo nuovo progetto che ho trovato.
E se volete, guardate il video, lasciate un mi piace, lasciate un commento e ci rivediamo in un prossimo video. Ciao!